come e quanto è radicata davvero la mafia in Lombardia al nord. Ma se oggi qualcuno mi dice, ecco, andiamo a riprendere Sciascia e poi arriviamo subito ai giorni d'oggi, in quel memorabile romanzo, Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, lui parlava di una palma che si allunga sempre più al nord. Aveva ragione, lui parlava degli anni 60. Oggi, se qualcuno mi dice se c'è più mafia in Lombardia o in Sicilia, io non ho nessuna difficoltà a dire che c'è più mafia in Lombardia che in Sicilia, ma non come forma di rivalsa. In base a quello che è successo qui, a quello che succede qui, non so se mi spiego, perché qui c'è la coccione economica forte rispetto a quella della Sicilia. Loro, come diceva Giovanni Falcone, loro inseguono i soldi. Ecco, è uno dei motivi perché c'è stata questa grande crescita qui al nord, è perché poi ci sono state delle connivenze, delle corruzioni col sistema politico che l'hanno fatto fare. Perché qui c'era una cultura diversa rispetto a quella del Meridione, che l'hanno fatto fare, non li hanno bloccati, non li hanno fermati, ma li hanno sottovalutati inizialmente. Fino a 10 anni fa si parlava di negazionismo e tutto il resto. Ecco, queste cose hanno influito tantissimo nella crescita della mafia all'interno di questo sistema sociale ed economico, che sicuramente è molto più forte e proficuo di quello siciliano, perché la mafia non è che si basa solo sul traffico della droga. La mafia Certo. oggi è inserita all'interno del sistema degli appalti, all'interno del sistema economico che è molto forte, gli appalti. E poi i processi parlano chiaro, qui ci sono stati processi importanti come in Piemonte abbiamo avuto il Minotauro, e andiamo a vedere le sentenze, come sono avvenute. Abbiamo avuto l'Expo a Milano, abbiamo avuto il processo Emilia, mafia capitale a Roma, ecco già. Siamo lontani dalla Sicilia e queste cose, questi processi non avvenivano mai. Questi sono stati grandi processi che hanno dimostrato che la mafia è molto radicata al nord, ma soprattutto in Lombardia, che inizia da molto tempo, perché dalla Lombardia negli anni 70 Luciano Riggio è stato arrestato da queste parti, era latitante da queste parti. Gaetano Badalamenti andava e veniva da questa. Qui è stato ucciso Ambrosoli in tempi liquidatore della banca di Sindona. E questa è tutta mafia, voglio dire, mafia che prosperava in quegli anni senza nessuno che ha valutato questo pericolo. E oggi ce la troviamo per come la stiamo descrivendo.